C'è una semistrada. Qua ci sta qualcosa, eh? Ferro. Ferro. C'è strada. E questo qui è l'ingresso alla scuola dei pretoriani. Un tempo questo si diceva fosse congiunto al territorio e quindi non era l'isola. Però adesso è un'isola. Qua c'è un piccolo percorso. Vita. C'è vita. L'altro è la grande, guardate qua, guardate, prove serie di resistenza, atca Covid, dimmi, guardi a cavallo, qua, come anticorpi, ottimo, ottimo. Proseguiamo. Questa che zona è? Io la chiamerei zona verde. Guardate che zona rossa. Ecco, qua ci sta qualche. Abbiamo detto ci troviamo sulla punta Pennata, la punta che affacciava sull'antico Porto Giulio, dove arrivavano e sostavano un mese i migliori soldati romani. Venivano portati nel più grande ambulacro dell'impero romano, che si trovava a Pozzuoli, attualmente visitabile. Era un postribolo, ovviamente, dove i soldati, prima di partire per le Afriche, rifocillavano il corpo. Per l'anima venivano su questa sorta di tempio militare, dal quale, dopo aver assistito agli eventi gladiatori dell'anfiteatro di Pozzuoli, dopo aver passato nei lupanari della Pozzuoli antica, i tempi ludici, venivano qua ad esercitarsi. E questo stiamo cercando l'itinerario che potrebbe portarci. Il tunnel di Nerone, dal quale salpò la galea che fece costruire, dove nel paradosso fu che nella terra delle madri, Partenope, Mater Matute, Agrippina, sua madre, fu imbarcata e con un trabocchetto
si cercò di ammazzarla. Bene, quella nave partì proprio da qui, dal porto Giulio. Ma Agrippina sopravvisse, arrivò nella sua villa di Lucrino e lì fu ammazzata in che modo? Al ventre, colpite al ventre, quindi nella terra delle madri, una madre che viene colpita al ventre. Qua è coltivato e però poteva essere un foro. Loro qui si allenavano, quindi una zona dove incrociare il gladio doveva esserci. Proseguiamo. Anche su curnacchie, che razza e bestia. Io proseguo il cammin di questa via, di questo sentiero, ma molto alla cieca. Ah, ecco qua. Qua c'è il reticolato. Ecco qua. Qua è un perimetro bello massiccio. E quindi sotto posto c'erano sicuramente abitazioni, si vedono fori di lucernieri. Il percorso non è proprio asfaltato bene, però un anfrattino è una sorta di piccionaia. E questo antropologicamente utensili, piglie fierre a cavarella. Eh sì. Segnali di usi domestici nel territorio. Un arco tutto stesso, eh sì, una volta esprimiamo questo sentiero di arrivo. Poi piglie fir e a cavarella, soffnute tempo bello. Vegetazione molto particolare. Professore, vi gradisce? Eccoci qua. E chissà quale produttore di ricotte affini si era creato qui questa una bella tenutella insediata chissà su quale spazio. Ma noi incursionisti, avvezzi
Argonauti della canoa, arcanauti. Ah, oi. E fa piglia pale, ah, forna pizza. Eccoci qua. Antica fornace per pane, sicuramente, questa tonda. Vedete che concentrica all'interno. Adiacente ad un laterizio. E cozze cane funicella, la fune appesa a ognuna di quelle, porta 12 capi di cozze, che non sono quelle di Pozzolo che sono piccerelle, ma sono caina, ma sono le cozze di Funicello, che appunto vengono allevate nell'acqua sulfurea di Baia. Il Monte Nuovo, così come eruttando apparse agli inizi del Settecento, alla fine del Seicento, creando tutta una nuova zona morfologica e soprattutto facendo andare nel totale dimenticatoio quello che era l'insediamento romano che sprofondò per bradisismo, terremoti nel mare adiacente a noi. Continuiamo la lingua dell'isola. In estrema sincerità, col fatto che sia oggi l'ultimo giorno a venire, per chissà quanto, perché la verità questi sono un poco disorganizzati e quindi vedo molta confusione, però io è qui che vorrei portare i miei amici. La scoperta di quel bello che troppe volte, forse il pre-Covid, ci aveva fatto dimenticare di essere parte del nostro territorio. Un fungetillo, non buono, non buono. Non buono perché senza capocciam. Poco puntito, come invece è appuntita la punta di quella freccia che abbiamo visto prima nel tufo scavata a indicare proprio la direzione qui in alto dove ci troviamo noi adesso e dove, come vediamo insieme, sussistono una serie di manufatti. Però ci doveva essere qua sicuramente, in alto probabilmente. Vedete che bel gioco, sembra quasi il pavimento del Principe di San Severo con le sue interminabili svastiche